Siamo a Scampia, presso l'Istituto Comprensivo Virgilio IV, dove si è svolto il progetto Bello e Buono. Il progetto consiste in una serie di laboratori di espressività e didattico-educativi che coinvolgono i giovani dai 14 ai 16 anni, con problemi di integrazione, disadattamento scolastico e situazioni di svantaggio familiare e sociale, alle quali da sola la scuola non può far fronte. Attraverso la musica, pittura, teatro insieme ad altre arti, si rappresenta un'occasione di riscatto che coinvolge i bambini e le famiglie del quartiere di Napoli. Il tutto è stato promosso dalla Fondazione Valenzi e sovvenzionato dal Dipartimento della Gioventù. Il coordinamento del laboratorio è stato affidato a Lucia Precchia, psicomotricista, e ai suoi collaboratori che gratuitamente operano per assicurare una corretta integrazione dei bambini immessi in un ambiente sociale ostile e degradato. Erano presenti inoltre il presidente dell'istituto Paolo Vattimiello, la vicepreside Paola Cortellessa, la presidentessa della Fondazione Valenzi Lucia Valenzi e Margherita Dini Ciacci, presidentessa di UNICEF Campania. L'ideatrice del progetto, Bello e Buono si chiama, è Lucia Precchia, la dottoressa Lucia Precchia, che è una psicomotricista. E questo già ci fa capire il significato del progetto, nel senso che la psicomotricità è una tecnica di solito viene utilizzata per i ragazzi disabili, anche i ragazzi autistici, e praticamente perché il bambino non è che può essere soggetto di una terapia psicanalitica, il bambino gioca, il ragazzo gioca. Nel giocare corregge alcune sue impostazioni di rapporto mente-corpo e nello stesso tempo acquisisce una consapevolezza di sé e del mondo esterno. E c'è anche una crescita dell'intelligenza, dello spirito critico. Il gioco viene sempre considerato una cosa così, invece è fondamentale per l'individuo. Noi abbiamo avviato delle cose che è un gioco artistico, cioè i ragazzi utilizzano il colore, la pittura, il suono, la musica, ma anche il silenzio, il ritmo, il movimento del corpo, diciamo, la danza, e la rappresentazione, cioè il ruolo, come nel teatro, cioè identificarsi in un personaggio e alternare essere un personaggio, ma poi anche il suo contrario. E questo aiuta proprio a trovare la propria identità. E noi stiamo anche curando un coordinamento delle associazioni che in Campania hanno avuto questi finanziamenti, perché è importante che tutte le forze che lavorano sul sociale si colleghino e facciano massa, insomma. È molto bene, i ragazzi sono molto affezionati, non parliamo più di bambini perché sono ragazzi di 14 anni, loro sono molto affezionati al progetto, oggi abbiamo avuto anche la presenza dei genitori, però sicuramente a settembre partiremo in maniera più precisa, perché purtroppo alla fine poi le approvazioni, i finanziamenti sono arrivati che l'anno scolastico era più che avviato, abbiamo fatto solo 3 mesi per ora. Invece da settembre fino alla fine del prossimo anno scolastico avremo modo e tempo di avere un gruppo più folto, più preciso, una trentina dovrebbero essere i ragazzi interessati. L'UNICEF come agenzia delle Nazioni Unite ha a cuore la sorte dei bambini di tutto il mondo. Naturalmente per il terzo mondo, come in questo momento per il Nepal, noi abbiamo delle campagne di raccolta fondi, ma per i bambini locali noi dobbiamo far sì che i loro diritti diventino i doveri degli adulti, ma dobbiamo far sì anche che questi ragazzi crescano nella cultura delle regole, nei valori, nella comunità, nella partecipazione attiva alla vita della città. Per questo motivo dire sì a Bello e Buono, il progetto che la Fondazione Valenzi ha voluto, è un sì positivo, perché è un lavoro eccezionale fatto con gruppi di ragazzi che imparano a diventare uomini attraverso le regole, attraverso la presa di coscienza dei propri problemi e del territorio in cui vivono, per poter poi dare un contributo al cambio della città o del quartiere, in questo caso che è Scampia.